Come lo raffigureresti tu il presepe contestualizzandolo oggi, se fosse oggi? È una domanda difficile. Allora, credo con tanti giovani e io penso che i giovani alla fine siano il futuro. Solo che alcuni magari hanno degli esempi che portano loro a riflettere, quindi a capirsi, ad ascoltarsi, mentre altri vivono appunto, come hai detto tu, del voler tutto e subito. E quindi immaginerei tanti giovani con tanti zainetti in spalla e con una pila di libri. Bello. Che tipo di presepe sarebbe? Ma è il tipo di presepe che può essere panificatore, il macellaio, l'agricoltore. Il pescatore, sono tutti quei lavori umili che danno a tutti noi la quotidianità del pasto. Quindi in un certo qual modo mi sembra di capire che vuoi che all'interno di questo tuo presepe ci sia l'esaltazione dell'umiltà Dell'umiltà, attraverso molto. questi lavori umili che d'altronde sono i tuoi amici presenti nella tua vita, no? Presente nella mia Ecco. vita, sì. E cosa significa per te avere pazienza e prendersi cura della terra che è dono di Dio? Allora, la terra è giusta, non è sbagliata. Sono le dinamiche che gli uomini creano che determinano poi i cambiamenti climatici. I contadini hanno imparato ad accogliere a soffrire nella mancanza. Quando perdi il raccolto è normale che ci soffri, è normale che piangi, è umano. E significa che il tuo cuore è ancora morbido e che sai sentire ancora le sensazioni. Guai a non piangere davanti alla perdita di qualcosa o di qualcuno, ok? Quindi è qualcosa di veramente bello. E abbiamo imparato ad abbracciare il dolore, perché sappiamo che il dolore è una collocazione provvisoria di un momento, poi passa. Poi c'è la resurrezione, no? C'è la gioia di vedere e di tornare ad accogliere le persone, come è stato per noi quest'anno. Io prego sempre la mattina, mentre vado, essendo sempre in ritardo, prego in macchina mentre vado al lavoro, la preghiera della mattina, no? E da qualche tempo, quando alla fine io concludo la preghiera con la preghiera, insomma, San Michele Arcangelo, la Madonna, aggiungo, aiutatemi a fare il mio dovere con amore, proprio perché penso che l'amore sia l'altra parola chiave della missione. Fare il proprio dovere, sì, magari uno fa anche bene il suo dovere, però se non lo fa con amore sta sbagliando qualcosa, mi verrebbe anche da dire sta sbagliando tutto. E da quando ho aggiunto questa postilla alla preghiera, mi accorgo di metterci più amore nel lavoro che faccio. Cioè, magari prima potevo perdere un po' di più la pazienza con i colleghi o anche con i ragazzi, e invece adesso qualcosa è cambiato e io questo lo devo, insomma, sono grato a Dio per questo, perché non è merito mio, ma è merito di ciò che Lui mi ha dato nella preghiera. Quindi anche qui due parole chiave, preghiera e amore. Ecco, se tu fossi all'interno della Natività, con gli occhi di quale personaggio ti piacerebbe contemplare proprio la Natività del bambinello? Domanda difficile, però ecco, perdonatemi forse l'audacia, ma non posso non guardare il bambinello, non posso non sperare di guardare il bambinello se non con gli occhi di Maria, l'Immacolata, e colei senza peccato, colei alla quale tutti quanti dobbiamo aspirare. Ogni volta che vedevo un bambino malato, gravemente malato, è normale che io dicevo: mamma mia, cosa fai tu? Cosa faresti tu? Ecco, non potrei non guardarlo con gli occhi di Maria. Se Gesù nascesse in questo momento qui con noi, dove vorresti che nascesse? In quale luogo?
Per me, per la momenti, è il mio paese. In Camerun? Sì. Per portare la pace? Sì. Fabrice, io ti ringrazio veramente tanto, perché oltre a quello che tu hai raccontato sei un testimone autentico della vita, del Vangelo che si è incarnato. Grazie per quello che hai fatto e per quello che sei.